Amici di Start, buongiorno, anzi buon pomeriggio. Siete collegati con la piazza cattedrale di Piazza Armerina, dove fra poco continuerà il secondo giorno del Palio dei Normanni. Palio dei Normanni che naturalmente è giunto alla 63esima edizione, e fra poco in questa piazza avverrà la famosa consegna delle chiavi della città al conte Ruggero, liberatore della Sicilia, perché è questo che ricostruisce il Palio dei Normanni, un'importante pagina della storia siciliana, cioè la conquista e la liberazione da parte del conte Ruggero le battaglie combattute contro gli arabi. Sarà qua il conte Ruggero, riceverà le chiavi della città, incontrerà il gran magistrato, incontrerà i nobili, dopodiché il corteo ripartirà da qui e si snoderà per tutte per le vie della città, Pluzia, la vecchia Pluzia o Platia liberata dal conte Ruggero. Allora, come proseguirà questo pomeriggio oggi con Start News? Noi faremo degli interventi, non vi assicuro che non faremo tutta la diretta, perché questa è una manifestazione che in realtà ha parecchi tempi morti, quindi sarebbe per noi complicatissimo fare una diretta live per 3-4 ore, non avrebbe neanche tanto senso. Così come faremo domani, faremo degli interventi e vi racconteremo il palio anche intervistando altre persone, vedendo chi sono i protagonisti, parlando, vedendo cosa c'è dietro le quinte di questo palio. Insomma, una serie di cose veramente interessanti che mi auguro non vogliate perdervi. Allora, per il momento io chiudo qui questo pezzettino di diretta, ci risentiamo appena inizieranno ad arrivare le truppe e naturalmente poi vedremo in diretta la consegna delle chiavi. A più tardi. Bene, amici di Stato, riprendiamo la diretta e siamo con Filippo Ragusa, presidente del comitato del Quartiere Monte. Allora Filippo, quali sono state le più grosse difficoltà quest'anno a organizzare il palio? C'è stato un cambio di amministrazione, chiaramente sappiamo che è sempre molto più difficile degli altri anni. No, oddio, difficoltà non ce ne sono state, perché subito con il neo coordinatore di Novullo abbiamo trovato una sintesi delle cose da fare, una quadra come si suol dire, e ci siamo subito adoperati per cercare di organizzare al meglio la manifestazione, che ricordo a tutti è la più importante del Mezzogiorno d'Italia, la più antica da questo punto di vista, giunta alla sua 63esima edizione. Ciò che mi dispiace è che c'è una certa apatia nei giovani, nelle nuove generazioni, a volersi iscrivere per poi rappresentare l'esercito di Ruggero, ma dico a Dio piacendo il prossimo anno potremmo già mettere in campo alcune sinergie per poter far sì che i giovani vengano invogliati a partecipare al palio. Oggi si parlava anche di un gruppo di persone che potrebbero arrivare dalla Normandia. Sinceramente, forse questo tu non lo sai, stamattina si è parlato di questo, un gruppo dei fare dei plotoni con persone che vengono facendo dei gemellaggi con alcune città della Normandia. Sì, già è da qualche anno che se ne parla, quello di gemellarci con la città dove nacque il conte Ruggero, che è un paese di circa 15.000 abitanti. Tempo fa ci furono dei contatti con il sindaco di questa città, doveva inviarci il conte Ruggero, poi non si fece nulla. Non si fece però nulla. Questa mattina, quando pare, ci sono possibilità più serie. Senti, allora, quanto è bello il monte, quanto è bella questa cattedrale, quanto è bello Palazzo Trigona. Palazzo Trigona, un recupero importante per la città. Certo, io mi auguro che venga, che per davvero poi venga aperto e venga dato alla comunità cittadina e a tutta la nazione, quale museo della città e del territorio, perché vederlo così chiuso con soltanto gli uffici è veramente un peccato. Senti, quest'anno per te è un po' particolare o è già successo altri anni? Tuo figlio ti aiuta, cioè sta prendendo quasi il tuo posto ormai. Guarda, tutto ciò mi emoziona veramente, perché ho inculcato nella mente di mio figlio questo amore, questo piacere verso la città, verso il Palio dei Normanni. Poi attraverso gli studi che Pietro sta facendo, gli studi presso l'Accademia di Belle Arti di Catania, lo hanno ulteriormente avvicinato alla manifestazione, all'arte, alla scenografia. Lui in Gandiere ha tantissime cose, a iniziare dalla tesi di laurea che farà sulla... Ricordiamo che ha disegnato il palio. Sì, sul palio. È il secondo palio che fa, per cui anche lui si sente veramente carico di quella...
emozione nel realizzare qualcosa che rimarrà poi negli annali della storia della città e del Palio. Ok Filippo, grazie, buon Palio, grazie, magari ci risentiamo più tardi. Va ok, bene, ok, okay, grazie. Grazie mille. Sono felice che la testata Star News. Siamo ritornati, sì, siamo, sì. Qua, siamo bene. Qua. Grazie okay. Mille. Bene, grazie amici, ci sentiamo fra poco con un altro incontro in diretta qui al Palio dei Normanni. Amici di Start, è arrivato il pelotone dei tamburi, così le guardie nobili di città, cosiddette le guardie nobili di città, che adesso entreranno nel palazzo e si sistemeranno anche lì in attesa del conte Ruggero. Questo è il primo gruppo che arriva, lo facciamo vedere con la nostra camera mobile. Così adesso attendiamo gli altri gruppi che naturalmente vi faremo vedere. Sono la voce del Palio con qualche piccolo intervallo e non vi nascondo che ogni anno per me si rinnova un'emozione particolare. Il Palio scorre nelle nostre vene e veramente siamo qua tutti per dare il Amici di Start, sì, ecco il corteo di città, liberò, sta uscendo in questo momento da storia, Palazzo Trigona. La Sicilia dai Saraceni, però grazie alla moglie e alle sue capacità capì che non ci dovevano essere vinti e vincitori e in quell'occasione, consapevole della grande civiltà araba che superava abbondantemente quella normanna, bellicosa, ma non così avanti come quella araba, si fusero in un'unica sorte per creare quello che sarà poi il Regno di Sicilia, il primo vero re di Sicilia che fu Ruggero II. Mentre il gruppo e il corteo del Gran Magistrato di Plazia raggiunge il palco d'onore, ascoltiamo alcuni cenni storici e quel famoso articolo che poc'anzi vi avevo anticipato. Il turista che in questi giorni arriva a Piazza Armerina respira un'aria particolare. Come in primavera, polline e profumi invadono i campi, colori, rulli di tamburi e squilli di trombe caratterizzano l'atmosfera di questi giorni. Sono i preparativi del Palio dei Normanni. Una città con una grande tradizione culturale non poteva che ancorarsi ad un evento storico per vincolare il suo presente a nobili radici del passato. Questa necessità fu avvertita intorno agli anni 50 dai fratelli Urzì, che, coadiuvati da un personaggio di grande cultura, quale il professor Vito Romano, partorirono sulle ceneri di una vecchia corsa di cavalli per i piazzesi cavalcata, manifestazione che si effettuava in occasione dei festeggiamenti della patrona Maria Santissima delle Vittorie, con costumi d'epoca del 1600 circa, una manifestazione denominata Palio dei Normanni. La storia di Piazza Armerina presenta numerose lacune, ma nella tradizione dei piazzesi una certezza, riportata nelle parole di Monsignor Suzzo, vescovo e personaggio di indubbia cultura.
La città di Piazza legò il suo nome al vessillo del conte Ruggero, portato sui campi di battaglia per sconfiggere i saraceni. Il vessillo portentoso della nostra arme regina, dal guerriero vittorioso, l'ebbe su Piazza Armerina. L'adornò, gli offerse il cuore. Bene, questo era il corteo dei nobili di Pruzia che è uscito da Palazzo Trigona. Adesso attendiamo i quartieri, quindi le milizie, e poi infine il conte Ruggero. A fra poco. Bene, amici di Start, sta per entrare il corteo del gran magistrato, del magistrato dei quartieri, scusate. E ci godiamo questo momento. Questo è il gruppo del magistrato dei quartieri, mentre già vediamo che si sta preparando l'ingresso il quartiere Castellina, che entra per primo nella piazza, perché è il quartiere che lo scorso anno si è aggiudicato il Palio dei Normanni 2017. In tutte le manifestazioni, in qualunque corteo, fino al giorno del Palio, cioè fino a domani, a meno che non dovesse proprio rivincerlo, il quartiere Castellina sarà sempre davanti a tutti. Per un anno ha potuto ottenere nella sua chiesa, nella chiesa del quartiere, il vessillo del Palio, vinto l'anno scorso. Ogni gruppo, ogni quartiere è accompagnato dai propri rullanti, una tradizione che esiste da ormai più di 15 anni a Piazza Armerina. Non erano dei gruppi che inizialmente si trovavano nella manifestazione, però sono stati aggiunti perché insomma si è specializzati in questo settore. Vedrete in questi due giorni anche altre esibizioni molto belle da parte di chi suona i tamburi, anche perché tutto l'anno provano. Questi ragazzi tutto l'anno si vedono, provano, creano delle armonie, dei ritmi nuovi, c'è tutto uno studio alle spalle del Palio dei Normanni in generale, ma in particolare per quanto riguarda i cosiddetti musici, vengono individuati così perché ci sono anche delle trombe, quindi si creano veramente delle sonorità molto molto interessanti. Piazza Armerina, queste note riecheggiano nell'aria per giorni e giorni ancora prima del Palio.
Proprio nella zona dove abito io, in realtà ogni giorno, ogni sera, a partire da già da marzo, inizia a sentire i ragazzi che si allenano. E devo dire che un po' è la firma sonora di Piazza Armerina, queste note musicali che escono dai tamburi e dalle trombe, che voi già iniziate a sentire in sottofondo. Può in alcuni casi sembrare una cacofonia, ma in realtà, perché si sovrappongono i suoni, ma in realtà è molto ma molto bello poter assistere a questi ragazzi che fanno anche delle bellissime esibizioni, magari alcune volte esagerando un poco, ma è normale, però devo dire che hanno sempre qualificato molto ma molto bene, in senso positivo, il palio dei Normanni. Oggi è la giornata della consegna delle chiavi al Conte Ruggero, le chiavi della città naturalmente, non le chiavi della macchina, le chiavi della città, e quindi lui avrà, poi verrà presentato alle dame, ai nobili. Adesso poi seguiremo mano a mano le varie fasi della manifestazione. Ecco, e sta per entrare anche il quartiere Castellina, lo speaker sta annunciando l'ingresso. Ecco, io mi abbasso perché do la possibilità al pubblico di vedere, perché alle mie spalle c'è il pubblico, e per evitare che si lamentino sto basso. Ecco, seguiamo questa esibizione anche. Grazie Rossella, grazie Pippo per i vostri ringraziamenti, è un lavoro che facciamo veramente con piacere e ci piace fare, perché ci piace parlare di Piazza Armerina, delle tante cose belle che ci sono in questa città. Ok, quest'anno anche nel palio, fra tante cose, c'è una novità, e la novità è rappresentata dalle dame a cavallo cosiddette, ovvero le donne dei vari personaggi che seguono il corteo. Ogni quartiere ne ha due, se non sbaglio, due o tre. Queste sono le prime due. Devo dire che già in altri servizi abbiamo fatto vedere, sono molto belle queste dame. E poi ovviamente ci sono i cavalli che si contenderanno, i cavalieri che si contenderanno domani il palio dei Normanni. Il vestito, sono sei, ma in realtà battaglieranno, così per dire, in cinque, perché ce n'è sempre uno comunque di riserva. Sono dei bellissimi animali, non sono dei puro sangue, perché per regolamento non possono partecipare, al palio dei Normanni. Sono di solito cavalli arabi, americani o inglesi, anglo-arabi se non sbaglio. Ecco, mentre già il quartiere Castellina è entrato, adesso si disporranno i cavalli da quella parte proprio sotto la cattedrale, mentre si sta preparando il quartiere Casalotto, sempre con i tamburi che suonano, quindi i musici che si preparano a entrare anche loro nella piazza. Ringraziamo come al solito il servizio delle forze dell'ordine, che è preziosissimo. Come vedete tutto è in ordine, tutto va bene, ho parlato poco fa con il commissario che mi ha detto che non ci sono stati assolutamente problemi e non ci saranno, penso, neanche problemi. C'è stato l'omaggio dei cavalieri della Castellina al Gran Magistrato, si presentano al capo della città. Il Gran Magistrato sarebbe il capo della città, in pratica la carica più alta.
poi le vedremo ad uno queste figure. Ora il quartiere si va a disporre, i cavalli del quartiere, i cavalieri si vanno a disporre sotto, come dicevo, sotto la bellissima cattedrale che vi faccio vedere così. Quello è il Palazzo Trigona per chi non lo conoscesse. Questo qui show è Marco Trigona. Suo lascito per l'isola, la costruzione della Basilica Cattedrale. Casalotto. Domani vi darò anche le classifiche, le edizioni vinte. Dico semplicemente che il quartiere Casalotto è uno dei più ultimi che si è aggiunto in realtà alla composizione della città, perché si trovava in realtà fuori dalla città di Piazzarmenina. Ok, accompagniamo anche i tamburi del... e i notabili del quartiere Casalotto, e queste sono le due dame a cavallo del, anzi sono quattro in questo caso, le dame a cavallo. Queste ragazze in realtà sanno anche cavalcare, sanno andare benissimo al cavallo, infatti nelle prove, nei provini che sono fatti, loro dovevano andare sia al galoppo, sia al trotto che al galoppo, quindi dovevano sapere gestire un cavallo. Questo per evitare che se un cavallo si imbizzarrisce e non viene più tenuto, loro devono essere in grado di fermarlo. Qui abbiamo i cavalieri Casalotto. Questi sono i cavalieri che domani si affronteranno. Come vedete già hanno il giovellotto, che poi in realtà questo non viene utilizzato nella gara. Sono armati e in onore del Conte Ruggero si affronteranno. Sentiamo gli altri tamburi che sono quelli del quartiere Monte, il quartiere che ospita la consegna delle chiavi. Ovviamente adesso i cavalieri del Casalotto andranno a salutare, porgere i saluti al gran magistrato, che si avvicineranno al palco, che poi noi, anche noi ci avvicineremo dopo al palco per vedere come è composto, ci sono i partecipanti alla festa indetta dalla città per il Conte Ruggero. Alcune delle figure che sono presenti, dei personaggi, di chi controlla, sono delle persone che seguono il palio da decine di anni, quindi le varie mosse, i vari movimenti che vengono fatti qua sono conosciuti molto bene, vengono i cavalli comparse, vengono dirette in maniera eccellente come al solito. Anche di parlare un po' di quello che si aspetta dal Pario per il prossimo anno, perché si è parlato di un bel rinnovamento, speriamo effettivamente che si faccia, perché soprattutto bisogna farlo conoscere il Pario dei Normanni. È una tradizione che è stata ripresa negli anni 50, ma in realtà c'era già una gara precedente, quindi ne parleremo dopo. Il quartiere Monte. Thank you.
grazie per chi ci saluta dal Piemonte. Magari c'è qualcuno che non conosce effettivamente il Palio, molti ovviamente saranno di Piazza del Merina che vivono fuori, alcuni non conoscono però il Palio. Per loro dico che ogni quartiere ha un colore diverso, la Castellina è rappresentata dal colore azzurro, mentre il Casalotto dal colore verde e come vedete il Monte dal colore giallo, che colore che domina in questo caso. Delle bellissime dame che vengono scelte in una selezione che viene fatta pochi giorni prima del Palio, e anche il Monte quest'anno ha quattro ragazze che su dei bellissimi cavalli, che adesso faranno il loro ingresso anche nella piazza. Eccole qua. Ora stanno arrivando i cavalieri del quartiere Monte. Diciamo che i quartieri più forti, vi darò i numeri perché se a memoria non li ricordo, se non sbaglio sono 29 e 28 vittorie da parte, 29 da parte del Monte e 28 vittorie da parte del Casalotto, sono i due quartieri più forti che ogni anno si contendono il Palio. Una gara che domani vedrete è una gara che si decide proprio all'ultimo e che quindi bisogna seguire sempre con molta attenzione fino all'ultimo istante. Quest'anno devo dire che è un giallo molto vivo quello del Monte. E beh, qualche cavallo ogni tanto è entrato nella piazza, giustamente vede molta gente, non sono proprio dei cavalli abituati al pubblico, però come vedete se ci riesce, se ce la facciamo, ecco, anche il quartiere Monte. Nobile quartiere Monte è entrato. Anche loro, finita la sistemazione delle dame. Oggi pomeriggio c'è stata una giornata qui a Piazza Merina, ci sono delle nuvole che hanno coperto il sole, per fortuna la temperatura proprio è ideale perché si sa benissimo, ci saranno 27-28 gradi, è eccezionale perché di solito qua si parla di 35-38 gradi. Quindi questo dà la possibilità di fare tutto con più calma anche per le comparse, che sono vestite con degli abiti che devo dirvi che sono molto ma molto pesanti e si suda parecchio, quindi se qualcuno prossimo anno vuole partecipare al Palio per perdere qualche chilo di troppo, tranquillamente venendo qua lo può fare, perché si fa una bella sudata in tre giorni. Ok, in fondo, ecco, non so se riuscite a vedere, proprio in fondo alla strada, che è quello di ingresso praticamente sulla piazza, è a destra di quel drappello del quartiere Canali, c'è il museo diocesano, mentre alla loro sinistra hanno la cattedrale. Qui a Piazza Ermelina ci sono diversi musei, c'è anche un museo, che è una pinacoteca comunale, c'è il museo del libro antico che è bellissimo, se non siete mai stati a Piazza Ermelina, quando venite andate a visitarlo, ci sono dei libri stupendi, magari qualche volta, potete anche controllare sul nostro archivio video perché troverete dei servizi proprio su questa particolare raccolta di libri antichi. Ok. Sono rimessi in moto anche le truppe che rappresentano il quartiere Canali, altro quartiere storico, i tre quartieri principali erano appunto Monte, Canali e Castellina, qui vi ricordo si è aggiunto poi il Casalotto. Ognuno ha il proprio ritmo, ognuno ha il proprio modo di interpretare suono del proprio quartiere.
delle ragazze, poi sono delle ancelle che seguono i nobili del quartiere, parliamo del quartiere Canali. Queste sono le dame a cavallo, le due dame a cavallo del quartiere Canali. Vedete che domani al campo sportivo il tifo sarà molto acceso per i vari quartieri, perché è una cosa molto sentita qui a Piazza Armerina. Cioè c'è una guerra che dura tutto l'anno praticamente. Ecco, abbiamo i cavalieri del quartiere Canali che stanno per avvicinarsi. Il quartiere Canali che si chiama così appunto perché si trova, c'è una fonte molto bella, molto antica, e anche questa è da vedere, dove sgorga un'acqua freschissima e buonissima. Venite a Piazza Armerina anche per questo. Come avete forse sentito, vengono date le indicazioni alle comparse su cosa devono fare, come devono seguire il protocollo che è stato scelto per quest'anno per la manifestazione. Piccolo problema, ma nulla di pericoloso, non preoccupatevi, non succede nulla, perché sanno tenere, sono persone tutte esperte con i propri cavalli, sanno tenerli a bada, e se si accorgono che qualcosa non va, il cavallo è troppo nervoso, li fanno uscire, li accompagnano fuori, comunque sanno tenerli veramente a bada. Allora, ecco qui, abbiamo anche l'ultimo quartiere Canali che sta per entrare, stiamo attenti a questi cavalli. Ok, e qua i quattro cavalieri del quartiere Canali. Concordiamo con un applauso i cavalieri del quartiere Canali. Devo dire quelli più ordinati, questo lo possiamo dire, quelli più ordinati, bravi. Ok, come vedete qui adesso la strada verrà naturalmente chiusa perché siamo in attesa che adesso arrivi il personaggio più importante, ovvero il Conte Ruggero. Noi interrompiamo momentaneamente la diretta qui, seguite la nostra pagina Facebook perché vedrete le immagini, se vi collegate fra qualche minuto, del Conte Ruggero che riceve le chiavi della città, diciamo, di Pruzia. Ok, a più tardi. Per urlare dei auguri annuncia arrivo in Piazza Cattedrale del Corteo del Conte. Bene amici di Start, siete nuovamente collegati in diretta con la nostra pagina. Come avete già sentito, lo speaker ha annunciato l'arrivo del Conte Ruggero e col classico squillino le trombe. Conte Ruggero che quest'anno è impersonato da un attore, si tratta di Alessandro Cremona, è un attore di teatro, di cinema, ed è un attore che ha interpretato un ruolo particolare molto bello nel film di James Bond, Spectra. Poi magari vi racconterà qualcosa lui, perché lo intervisteremo sicuramente nei prossimi giorni. Conte Ruggero, di lui il Malaterra diceva che era un giovane assai bello, di alta statura e di proporzioni eleganti, pronto di parola, saggio nel consiglio, lungimirante nel trattare gli affari. Non lo so a memoria, sto leggendo da un opuscolo dedicato al Palio dei Normanni che comunque potete trovare sul sito internet startnews.it, potete anche scaricarlo. Allora, questi sono i tamburi del Conte Ruggero che avvisano dell'arrivo. Le guardie a cavallo del Conte Ruggero. Diciamo che questa è la parte più emozionante, più bella del Palio dei Normanni.
dal punto di vista proprio del corteo che entra nella piazza, entra anche con il vessillo di Maria Santissima delle Vittorie, che per chi non lo sa è la patrona della città di Piazza Armerina. Ora tutte le truppe si disporranno sulla piazza, al centro il conte Ruggero incontrerà, al centro della piazza incontrerà il Gran Magistrato. Il Gran Magistrato, conte Ruggero, consegnerà le chiavi della città. Vi svelo un piccolo retroscena di questa manifestazione. Ieri dovevamo girare con Alessandro Cremona, il conte Ruggero, vestito da conte Ruggero, dovevamo girare un piccolo pezzettino video dove avremmo intervistato, avremmo fatto una di quelle interviste impossibili al conte Ruggero, c'era tutto pronto, siamo stati più di 2 ore e mezza in macchina ma non abbiamo voluto farlo perché poi pioveva e non è stato possibile realizzare questa intervista, che comunque trovate scritta nel sito statnews.it, troverete la nostra intervista al conte Ruggero che ci parla di suo fratello Guiscardo, ci parla della moglie, ci parla di tante cose, delle prossime battaglie che affronterà qua in Sicilia, insomma una intervista fra impossibile che fa la cronaca di quei giorni in cui si suppone che Ruggero sia arrivato a Piazza Armerina e l'abbia liberata. Queste sono le guardie del conte Ruggero. Non vi stupite dei visi molto giovani, perché anche all'epoca i giovani erano subito instradati verso la guerra e subito venivano messi nei protoni, insomma c'era un po' meno di rispetto per la gioventù. Questo di Spalla è uno dei coordinatori storici del Palio, che prima veniva organizzato dall'azienda autonoma di soggiorno e turismo, si tratta di Gerry Lamalfa, veniva organizzato dall'azienda autonoma di soggiorno e turismo, cui fa parte di quell'ente, adesso invece l'organizzazione è a cura, per qualche anno, una decina d'anni credo, ormai è a cura del comune di Piazza Armerina. Le guardie d'onore del conte Ruggero che stanno entrando, così come ha detto lo speaker. Come ho detto poco fa nell'intervista, questa mattina c'è stato un incontro al comune con uno dei sindaci, un sindaco francese della Normandia che a quanto pare è disposto a mandare qui giù in Sicilia il prossimo anno delle persone che possono interpretare il ruolo di soldati in un plotone a seguito del conte Ruggero. Questi sono gli arcieri, che è una delle figure mitiche di questo palio, anche se in realtà poi non svolgono nessuna funzione pratica, ma è solamente il fatto che siano armati con queste frecce, insomma li ha resi un po' mitici, gli arcieri del palio dei Normanni. Quello invece è il gruppo che seguirà subito dopo, il plotone che seguirà subito dopo, in realtà è formato dagli arabi sconfitti. Però bisogna dire una cosa, che il conte Ruggero era un capo molto ma molto aperto e quindi molto tollerante, soprattutto con religione. Infatti durante quel periodo restarono aperte le moschee, i musulmani continuarono ad essere musulmani, i cristiani a fare i cristiani e vivevano tranquillamente in pace in terra di Sicilia. La Sicilia che ha sempre accolto tutti e che ha dato la possibilità, anche per questo il conte Ruggero era un esempio per tutti i siciliani, la tolleranza importantissima, fondamentale anche nei nostri giorni. Ci sono dei ragazzi di colore che vedete che fanno parte dello SPRAR, del centro di accoglienza, che danno una mano anche come comparsa. Al loro ingresso un applauso, insomma credo che sia inevitabile. Saraceni, infatti qua ci si svolgerà una scena fra poco in cui il conte Ruggero incontrerà gli arabi, adesso vi spiegherò poi cosa accadrà. Altre tre figure mitiche del palio dei Normanni. Ecco il boia e i suoi aiutanti. I monaci che non potevano mancare.
mancare mai. Questo che vedete inquadrato adesso è il coordinatore generale del Palio dei Normanni, Tino Bullo. Questi sono i musici di un'associazione, adesso vi dico chi sono. Piazza Medievale con i musici. Come vedete centinaia e centinaia di comparse che devono seguire un rigido protocollo, c'è una scenografia vera e propria in realtà, collaudata ormai da decenni, ma che è sempre bello vedere. Non so se qualcuno di voi ha già visto il palio in diretta, molti di voi sono di piazza e l'hanno magari già visto, però devo dire che fa sempre piacere rivederlo. Ecco, questo è il monaco al centro, rappresenta il Malaterra, che in realtà era il monaco che rappresentava lo storico del conde Ruggero, ne raccontava le gesta, esagerando un po' ovviamente, magari voi sentirete qualcosa, esagerando un po', però insomma faceva operazioni di marketing per conto del conde Ruggero. Questo è il palio che si contenderanno, che abbiamo già mostrato nel dettaglio nei nostri servizi del Palio dei Normanni, troverete sul sito le informazioni. Qui c'è un personaggio particolare che sta entrando, perché è il sindaco di Piazza Armerina che sta impersonando una delle guardie del conte Ruggero. Quest'anno il sindaco partecipa. C'è anche il presidente del consiglio comunale alle spalle. Insomma, abbiamo l'amministrazione che partecipa al palio dei Normanni in maniera diretta. E vedete sullo sfondo proprio alle spalle del sindaco il vessillo di Maria Santissima delle Vittorie, portato proprio direttamente dal conte Ruggero, vi ricordo impersonato da Alessandro Cremona. Continuiamo la diretta. I cavalieri dei vari quartieri sono schierati, i loro colori adesso sono facilmente riconoscibili, l'azzurro della Castellina, il verde del Casalotto, il giallo del Monte e il rosso dei quartieri Canali, che domani si affronteranno. Ecco che... che, come dicevo poc'anzi, ha voluto dare un segnale forte alla città. Il conte Ruggero nacque a Atterville, non so se è pronunciato correttamente, circa nel 1031, e morì a Mileto il 22 giugno del 1101. Era figlio di Tancredi e fratello di Roberto il Guiscardo, cosiddetto.
fu il primo conte di Sicilia. Ecco, accogliamolo. Qui adesso arriverà qui a piazza, poi scenderà da cavallo. Problematico. Seguire tutto il percorso, ci proviamo. Il conte a cavallo con in mano il vestito di Maria Santissima delle Vittorie, seguito dal Malaterra dai vestiti, il cielo effettua un giro nella piazza, torna in posizione e consegna il vestito ai messinifili che si pongono dietro Ruggero e scende dal cavallo. Ci portiamo al centro della piazza adesso per poter seguire le varie fasi, perché è qui che dovrebbe avvenire la consegna delle chiavi della città. Guardie di città, le guardie città sono già schierate e quindi adesso il conte Ruggero dovrebbe scendere da cavallo per far posto a Ruggero, che è sceso da cavallo, attende nel centro della piazza. Adesso Ruggero in questo momento sta per consegnare al sindaco, che rappresenta la città di Piazza Armerina, il vessillo di Maria Santissima delle Vittorie. Accompagniamolo con un caloroso applauso e un viva Maria da parte di Piazzesi. Quindi non ritorno. Ora verrà preparato questo baldacchino praticamente che dovrà accogliere il conte Ruggero, sotto il quale verrà, si andrà a mettere poi il conte Ruggero. E si dirige verso il baldacchino e aspetta che si completi la sistemazione dei vari plotoni. Adesso raggiungerà il centro della piazza per fortuna oggi non c'è vento, perché durante le prove c'è stato molto vento e ed è un omaggio, chi teneva il baldacchino rischiava di volare. Tempo di sistemarlo, e chiaramente mi pare poco sistemato. Ok, ci siamo, credo, perfetto. Ruggero aveva raggiunto il baldacchino, ci passa davanti, ecco qui il elmo e pone sul cuscino sorretto da un paggio, prende la corona posta sul cuscino al lato destro e se la pone in testa. Squillino le trombe. Farvi vedere anche la cornice di gente che c'è. E adesso il Malaterra. Ecco, siamo arrivati al Malaterra che leggerà un brano. Le geste di Ruggero. Il Malaterra fronte a Ruggero,
nel centro della piazza dà lettura dei suoi centri storici. Gente di Plazia, qui si narrano le gesta del nobilissimo ed eccellentissimo Conte Ruggero d'Altavilla, conquistatore normanno e liberatore della terra di Sicilia, capo valoroso ed indomito guerriero. Nell'anno domini 1063, mentre avanzava nel cuore della Sicilia, fu assalito da più parti dall'esercito nemico ed egli, per rifrancare gli animi delle sue truppe, risortò dicendo loro: animatevi, o fortissimi soldati dell'esercito di Cristo, prendiamoci tutti del suo nome, ognuno di voi lasci un vessillo solo se è ferito. Il nostro Dio, il Dio degli dei, è onnipotente, senza di lui mancherebbe la fede e ognuno confiderebbe solo nel potere umano e crederebbe che il braccio di Dio sia il braccio del proprio corpo. Ogni terra conquistata sarà nostra. Questa gente ribella a Dio e le forze che non sono sorrette da lui presto si esauriranno. Essi si glorificano del loro valore. Serrate le fila, conoscete i vostri posti. Dio assista voi e tutti, perché Dio è onnipotente. Presagi e prodigi confermano al grande conte il sostegno di Dio. Bene, siamo ritornati in diretta, scusate l'interruzione, ma ovviamente c'è un afflusso sulle celle molto alto in questo momento. Siamo arrivati al momento in cui il banditore legge il bando proprio e ringrazia il conte Ruggero, accanto in verde è il gran magistrato. A te, per la tua mano l'opera si è compiuta, auspichiamo con voti che la tua grande impresa leghi i suoi auspici, si conceda e tremendissimi extra. Da Lucini con Palazzo, lo gran magistrato di Croce. Il cerimoniere prende le chiavi dal cuscino del proprio paggio e le porge al gran magistrato, il quale le consegna al conte in senso e pone la mano destra sulla spalla sinistra del gran magistrato. Ecco la consegna delle chiavi. Squillano le trombe. Segno di consenso con la mano destra sulla spalla sinistra del gran magistrato. Il gran magistrato si pone al fianco del conte. I tre dignitari arabi scendono dal palco e si dirigono verso il conte. In questo momento in cui squillino le trombe, il magistrato, il conte Ruggero incontrerà gli arabi, adesso lo vedrete. Raggiunto il conte, i tre dignitari arabi salutano con il saluto arabo cuore, labbra e mente. Sguainano le scimitarre e si inchinano dinanzi al conte. Il conte prende lo scettro dal cuscino e si dirige verso di loro. Ti spostiamo per vedere meglio questa scena. Tocca le scimitarre dei tre dignitari. Accettandoli
nel proprio seguito. Ok, anche questo gesto è fatto. Adesso il conte Ruggero riceve anche l'applauso del pubblico. E ora c'è la cosa che sono nostri ospiti, gruppo medievale. Ok, siamo ritornati in diretta. Nel frattempo ci scusiamo, ma le connessioni sono quelle che sono e ovviamente a volte si perde e purtroppo non possiamo farvi vedere tutto. Adesso ecco perché sarebbe problematico farvi vedere 4 ore di diretta. Del gruppo comunque, danza medievale di Plazia. Adesso ci saranno delle esibizioni che poi magari noi rivedremo domani al campo sportivo, anche perché ci sarà più luce. Vi faccio vedere per l'ultima volta il palco dove di Osvaldo e Daniela Lopresti in due danze medievali sapientemente coreografate. Il primo ballo da questa bellissima cornice della Piazza Cattedrale di Piazza Armerina. Per il momento è tutto, io vi do appuntamento a domani pomeriggio intorno alle 18 quando inizierà la quintana del Saraceno. Parleremo di gara, parleremo di cavalli, ci saranno un sacco di interviste, insomma cercheremo di darvi effettivamente l'idea di quello che succede. Come oggi non faremo una diretta unica, ma faremo una serie di dirette che ci permetteranno di darvi l'idea effettiva di quello che è il Pario dei Normanni. Vi ricordo, sarà comunque, ci vorrà molto tempo perché di solito il palio dalle 6, insomma sono 4 ore circa che dura in totale, 9 e mezza, 10 finisce e fino all'ultimo in realtà non si sa assolutamente chi può vincerlo, perché c'è un'ultima gara che è importantissima, ne parleremo domani, e che assegna il punteggio più grande. Bene, con questa musica io vi lascio da questo spettacolo che è la cattedrale e il Palazzo Trigona e il signor Marco Trigona. Da Start News, da Nicola Loiacono è tutto, buona serata.